Buongiorno, allora, Chicken Guard, questo non è per te, Chicken Guard Sand Blocking Door Kit. Allora, qui la scatola appena arrivata, facciamo subito l'unboxing. Scusi, signorina, abbiamo un ospite. Allora, cosa troviamo subito in confezione? Vabbè, la garanzia, le istruzioni. Allora, questa è la porta, vediamo subito. Si presenta con le sue chiusure, sembra buona. Poi cosa troviamo all'interno della confezione? Ovviamente le istruzioni, spero ci siano in italiano. Questo è il computer Extreme, ho preso la versione Extreme perché purtroppo le altre versioni sono andate completamente esaurite. Oh, vediamo una cosa interessante, le batterie. Io non mi fiderei molto a usare queste batterie, le sostituiremo con qualcosa di più performante. Serie di viti, il motore, adesso cerco di farlo. Qua ci sono le guide che vanno assemblate. Ora vi faccio vedere rapidamente come dovrebbero andare. Montate su una porta, poi la monteremo su una porta di legno. Allora, se non... qui ci sono, come potete vedere, i posti per le alette laterali, quelle di sicurezza. Vanno assemblate in questa maniera, molto semplice, non vedo grosse difficoltà. Ora col telefono in mano faccio fatica a gestire. Comunque queste andremo a montarle, vediamo il computer brevemente. Disponato. Presento così. Allora, io ho visto in altri video che per installarlo tagliano questo filo. Io eviterò di farlo perché mi sembra non molto, una cosa molto sensata tagliare un filo che poi va sostituito. Vedete, qua c'è un rocchetto che si autovolge. Semplicemente basta prendere le misure e calibrarlo alla perfezione. Qua c'è tutto. Bene, andiamo a montarlo sulla porta. Ed ecco la porta, come potete vedere non è una porta abilitata, insomma, a questo tipo di aperture, la metteremo più o meno in questa posizione, questa è la porta di alluminio e andremo a fare un buco esattamente rettangolare con questa vecchissima sega a seghetto alternato, penso abbia circa una 30, più di 30 anni, più di, forse anche 35. Vediamo come si comporta. Allora, come prima operazione bisogna tracciare le linee in cui verrà effettuato il taglio. Come vedete, con un banalissimo pennarello faccio questa operazione. Nero, così si vede meno il contrasto sul legno scuro, ovviamente. Si può fare anche bianco, volendo, insomma. Poi si predispone una guida per la lama del seghetto alternato con un banalissimo cacciavite. Poi si taglia. Non è facile come sembra. Lì sto facendo un po' più di fatica perché c'è il montante della porta e quindi la sega a nastro, seghetto alternativo fa un po' più fatica, però adesso dovremmo riuscire a farcela. Perfetto.
Oh. Amici, è stata dura. Allora, ho recuperato tutto, ho qui le viti, la bolla, vediamo subito se siamo in bolla, no, una canna che abbaia, allora, cerchiamo di capire. Fondamentale ovviamente che sia montato in bolla, perché allora, siamo riusciti a montare la porta, non è stato semplicissimo. Consiglio, prestate molta attenzione a queste viti, come vedete c'è sempre il rischio che convergano e quindi la porta faccia fatica, ma mi sembra che scorra bene in orizzontale, in verticale dovrebbe essere ancora meglio. Adesso procediamo a montare il computer. Anzi, prima di montarlo è necessario installare la guarnizione. Che è questa robina qua. E va installata così. Fondamentalmente, adesso ve la faccio vedere. Cosa complicatissima da fare. Quindi bisogna essere accurati e assolutamente non usare alcun tipo di taglierino o cose del genere, perché andremo a danneggiarla, e questa è sostanzialmente l'unica barriera. Questo si può togliere, vediamo. Ecco. Sostanzialmente ve lo faccio vedere. Così ve lo faccio vedere. Ecco. Tieni. Ok. Lo rimettiamo a posto. Diciamo che è fondamentale, diciamo, la parte superiore, perché ovviamente l'acqua tenderà a scendere piuttosto che a salire. Quindi ok, questo lo lasciamo qui, rimettiamo il nostro motore. Tenete sempre con una mano l'oggetto che volete fissare, così almeno non vi si sposterà dalla zona in cui avete stabilito di montarlo. Pensate che ho dovuto ordinare questa versione perché la versione, diciamo, standard, cioè in realtà che si chiama premium, è andata completamente esaurita e siamo nel periodo di quarantena, insomma non so quando guarderete questo video, ma
siamo in un periodo molto brutto della storia e quindi evidentemente molte persone si sono rifugiate, come me del resto, nel lavoro in campagna. No, difficoltà a raccontarvelo. Singolare, insomma, che... succeda questo. Allora, passo successivo sono ovviamente le batterie. Allora, adesso io non ho ancora collegato lo spago perché voglio collegarlo, voglio che prima si ritiri un po' il motore perché così è troppo lungo e non voglio tagliarlo perché non mi sembra corretto tagliare. Ho visto in alcuni video che lo tagliano, non mi sembra un lavoro corretto. Ognuno faccia come crede. Beh, non sembra giusto tagliare. Cambierò sicuramente le batterie prima di metterle in operativo definitivo. Perché non mi danno molto affidamento queste batterie. Ecco, si è acceso. Batteria, ok, chicken guard, molto bene. Allora, lo colleghiamo, lo installiamo. Bada bim bada bom. Spero si veda, vediamo. Allora, perché non va? Allora, adesso poi lo chiudiamo, eh. Language, English, French, German, Dutch, Italian. Protetto. Mettiamo 24 ore. Sono le 5. Diciassette e trenta. Allora. Direi che è abbastanza intuitivo. Protetto. Sì. No, calibrazione porta, no. Ecco, vedete che sta tirando. Ecco, io voglio farlo tirare un po' di più. Allora. Facciamo un nodo. Io non sono molto bravo a fare i nodi, ma ci proviamo. Ecco qua. Allora. Quella calibrazione vera e propria la eseguiremo a porta montata. Ok. Ok, io direi che non proseguiamo oltre perché la calibrazione la dobbiamo fare a porta verticale, direi. Però direi che funziona abbastanza bene. Molto bene. Ecco qui. Questo è il prodotto finito, diciamo così. Metto il fuoco di camera, mi siedo qua. Oh. Allora, non è stato molto semplice in realtà montarlo.
vabbè, io non ho un pollaio già predisposto per questo tipo di porte, quindi è stato più faticoso, come avete visto, ho dovuto tagliare, fare un po' di cose, e ci fa, insomma, non è infattibile come cosa. Ci sono, secondo me, due problematiche che ho visto e ho già detto nel corso del video, però dovete prestare parecchia attenzione. Una è praticamente montare correttamente in perpendicolo queste due le guide, perché ovviamente più naturalmente scorrerà la porta, meglio sarà per il funzionamento, e soprattutto poi non montare troppo, io ho visto dei video, non montare troppo vicino il motore, perché ovviamente per la legge della leva, più è lontano e più cavo a disposizione, meno fatica fa il motore. Ovviamente ho visto dei video dove è stato montato qua addirittura, francamente non mi sembra corretto il meccanismo. Io l'ho montato qua in alto, la mia porta è di legno, ma come dicevo non è predisposta per questo sistema, quindi ho dovuto adattarla un pochino. Nulla, ora si tratta solo di convincere le future abitanti di questo pollaio a entrare qua. Io credo che il problema maggiore sarà farle entrare, educarle a entrare in questo piccolo spazio, non tanto uscire, perché le galline, una volta che sono dentro, hanno dormito, vedono la luce, aprirsi immediatamente, oggi c'è una bufera, come istinto hanno quello di uscire, ovviamente, quindi mi preoccupa un po' di più l'entrata. I primi giorni sarà, ci dovremo mettere, insomma, a lavorare un po' per convincerle a entrare. Vi faccio vedere come funziona, ma è molto semplice in realtà. Io ho già fatto la calibrazione, adesso è in manuale ovviamente, penso che all'inizio imposterò il programma automatico al mattino, con un'ora, diciamo alle 6:30, un quarto alle 7, forse anche alle 7 va bene, alle 7 si apre automaticamente, perché come dicevo le galline istintivamente usciranno senza problemi, mentre in manuale lo faremo la sera e farò un video apposta su questo, quindi vi rimando poi al video dove faremo imparare alle galline a convivere col chicken guard. Ora non ci sono ancora le galline, come vedete dobbiamo ancora tagliare un po' di erba, insomma non è sicuramente il migliore dei pollai, non voglio insegnare niente a nessuno, è semplicemente un pollaio, come posso dire, di casalingo, e questo sistema è sicuramente una marcia in più per un sistema casalingo, perché credetemi, è veramente non dico un problema, ma insomma è molto impegnativo gestire un pollaio, perché lo è già con questo sistema, in senza è molto faticoso, perché bisogna aprire e chiudere ogni volta, ogni giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, perché altrimenti se si lascia aperto di notte, anche con una recinzione di quasi 2 metri, una volpe è già entrata diverse volte. Purtroppo non c'è appello, se entra una volpe, se va bene ne uccide una, se va male le uccide tutte. Vi faccio vedere come funziona. Allora, è molto semplice, ci sono due frecce, questa è quella in basso, si schiaccia. Ora non vedo cosa c'è scritto. Ecco qua. Lui procede a chiudersi. Vedere l'apertura è perfetta. Bene, grazie, al prossimo video.